noi ci colleghiamo con la capitale del calcio camminato. Ma qual è? Castelmaggiore. Mimmo Magistroni. Ma da quando è la capitale? Da oggi. Cioè ci fanno i mondiali di calcio camminato. Sì, dov'è innanzitutto Castelmaggiore? Castelmaggiore. Dove siamo? Bologna. Emilia? No, Bologna. 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 Mimmo! Eccomi qua! Ah. Walk, don't run, ovvero cammina, sì, non correre. Sì. Questa è l'essenza del calcio camminato, uno sport inventato in Inghilterra nel 2011 e importato in Italia dal calciatore Riccardo Monteolivo. Sì, vabbè, qui c'è tutta, un attimo, qui c'è tutta l'ironia, l'autoironia del milanista. Ma non è vero. No, dico solo che mercoledì sera, mentre mi guardavo a casa a Milan Cappi, mi sono mangiato il bracciolo del divano, tutto grazie a Monteolivo. Ma con su delle salsine? O così crudo? Con sulla salsa barbecue. Va bene. Allora, il gol. Siamo pronti con i miei ragazzi, sì, a mostrarvi i gol che si riferiscono alla partita Genova-Palermo. Gol siglato, primo gol siglato da Suso sul passaggio di Perotti. Sì. Prego, via con l'azione. Via andiamo. Colazione o via con l'azione? Colazione. Tutte e due, tutte e due. Vediamo. È uguale, sì, eh? Proprio. Ma è identico proprio. Si faceva fatica a capire se erano le immagini di prima, poi la maglia mi ha fatto intuire. Tra l'altro, a maniche corte, alla loro età, a costo freddo. Sì. Qual è sto freddo? Ma ecco, a questo proposito, ma dove? Ma permettetemi di fare un appello per dei professionisti seri. Sì. Questa sera, ieri notte, dei banditi malviventi sono entrati nella sede dei mariachi. No, e hanno sottratto 35.000 euro, ma no, due tasse di kiwi e tutti i costumi dei mariachi. Ma no, allora io voglio fare un appello: non è per le 35.000 euro che i mariachi stanno bene, certo, ma gli abiti dei mariachi erano stati confezionati dallo stilista Francesco Frigicarta, che è un grande del suo settore. Allora dico, Francesco Frigicarta. Che cari bonditi, cari bonditi, sì, riportiamo, bonditi, non dico le 35.000 euro. Va bene, abbiamo capito. Riportiamo almeno i vestiti. Certo, perché ricordiamo che Frigicarta non ripete, non li rifà. Scusi, Mimmo, no, non hanno rapito anche un mariaccio, magari? Magari. C'è andata no, no, i mariacci ci sono tutti. Peccato. Però la domanda mi sorge spontanea. Sì. È pomeriggio, volete vederli comunque i mariachi? Ma no, assolutamente no, lo prendo. Benissimo, per lo sapevo, musica! Lo sapevo anch'io. Ma no. Però notate da Lappa che il sombrero l'hanno lasciato. Sì, I vestiti non sono mica scelti. Sono più vestiti della Pedron, anche così, però. Molto più eleganti così, Maria. Tra l'altro, ma nettamente anche. Sono anche sobri nell'underwear. La musica è rimasta. Ai ai ai, sono vestiti, eh. Quella medianotte cielo cruel amanecer. Grazie, Mimmo. Rigore, espulsione a Udine. Allora, rigore, espulsione. Quindi rigore per la Juventus. Subito. Il secondo gol, 2-0 per il Bologna. Quello di destra. Gol siglato da Mattia Destro. Sì. Costantino, vai. Va. Pronti, ragazzi? Era Costantino. Mi raccomando, ho portato le polpette. Qui, andiamo. Le polpette? Ma perché? Sì. Le polpette per dopo, se segnano il gol. Vai. L'esultanza è uguale, eh? Un po' statica la difesa. Filo, tipo. Dice, è un po' statica la difesa, dice, a Battantuono, però anche l'attacco, il movimento riesce a essere statico. Ecco, fregato. Vabbè. Ma come vanno piccoli. Diciamo che ha preso qualche taglia, ecco. Però non vedo il robot, stranamente. Il palletto del robot non lo vede, già buono, Sì, fatto arriva. Ecco, è quello sa fare. Ma perché? Ma perché? Vabbè, direi di ritornare in bene. Studio. Grazie, Nicola. Mimmo, grazie e soprattutto grazie per il meraviglioso montone che indossa. Sì, certo. È un po' il capo del 2016, sì, il montone di Mimmo Magistrato. Ciao. La musica dal vivo la possono fare i mariachi, ce li ha già in collegamento. Questo è un mio desiderio, davvero? Sì, 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 sentiamo. I mariachi! No, ma pure i mariachi. Lo sentiamo volentieri. Stop, stop, stop.
stop. Facciamo una canzone per il Ciapo. Ma che facciamo? Una... No. Ma stiamo... Ma questo è delinquente. Ma va, ragazzi. Un assassino. Un criminale. No. Guarda il mariachi. Guarda Pedro, Pedro. Chi è? Ma li conosce? Lo conosce? Pedro, stavamo nel terzo braccio del Guadalajara. Sì? Pedro Mambo si chiamava. No, Antoine. Guarda loro. Li conosce tutti? Todo, todo, là. Guarda veramente. Ma, disculpa. Chi è il capo? Il chef è questo? No. Mimmo? Conosce anche Magistroni? No. Però... Terror Magistrones, il matador del quarto charo. Massimo rispetto, massimo rispetto, Magistrones. Bravissimi mariachi. Adesso non esageriamo. Beh, un omaggio a David Bowie che veramente... Sì, quello sì. Che sarà contento da lassù, immagino. Che classe. Un omaggio doveroso da parte dei mariachi. Dovevamo mostrarvi i gol che si riferiscono alla partita Bologna-Lazio. Purtroppo abbiamo avuto un problema con il nostro attaccante, cioè? Attilio Venghetti, che si è sentito male. No. Come mai è stato male? Come? Quando ho visto mi manda il calcio, ho visto vestito la padrona, mi sono sentito male. Ma no, vabbè. Signor Venghetti, vedi?